Francesco Riva a Campobasso per una 2 giorni focus sulla dislessia. Storia di un dislessico felice, come si fa a diventare un dislessico felice? Allora, diventare un dislessico felice si fa in diversi modi a seconda di chi si è. Io nel mio caso sono diventato felice, ma io prima di tutto si è felici quando già ci si sente felici. Non è che si arriva per forza alla felicità, si è felici, bisogna prima di tutto decidere di esserlo. E io ho deciso che la mia dislessia non mi avrebbe reso infelice, anche se mi ha dato tanti dispiaceri, soprattutto da piccolo, ma ho deciso profondamente che avrebbe cambiato la mia vita, e questo ho fatto perché con il monologo, con il libro, con tutto quello che sono riuscito a trasformare, non solo per me, ma per gli altri soprattutto, perché questo spettacolo, così come questo libro, è un libro che comunque ho dedicato a chi è dislessico, a chi non lo è, ai genitori, agli insegnanti, a chi ha l'apertura per leggerlo principalmente, e di fatto è la mia storia. Quindi si diventa felici in tanti modi, e si è felici in tanti modi. I ragazzi oggi sono stati veramente fantastici, poi è stato un incontro veramente bellissimo. Anche io mi emoziono sempre tantissimo quando ci sono i bambini, perché fanno delle domande sempre molto spiazzanti. Poi vabbè, la mia prima volta qui appunto a Campobasso e nel Molise in generale. Ecco, forse un ricordo particolare di questa tua 2 giorni qui a Campobasso lo avrai perché hai fatto un incontro che sicuramente non ti aspettavi. Il mio insegnante Massimiliano Mucci, che appunto ripeto è stata una sorpresa, veramente io non sapevo che sarebbe venuto, e sono molto contento perché lui è stata una persona che ha fatto veramente la differenza anche nel mio percorso. Con il mio insegnante di matematica è stato quello che comunque mi ha aiutato veramente a trasformare i miei problemi, soprattutto in matematica. Ecco, da quando tu andavi a scuola sicuramente sono cambiate alcune cose. Cosa c'è da fare ancora però, secondo te? Secondo me c'è ancora tanto da fare, perché la situazione non è uguale in tutta Italia, così come non è uguale in tutto il mondo, per cui la dislessia viene trattata in diversi modi a seconda del posto, a seconda delle capacità delle persone, e ancora adesso c'è più informazione su quello, possiamo dirlo con certezza, però c'è anche molta disinformazione, per cui bisogna stare attenti come ci si va anche a informare sulle cose, però si può dire che sicuramente la conoscenza adesso è un pochino più ampia rispetto a prima. Ancora ripeto, la scuola deve fare tanto perché si deve adattare, si deve cominciare proprio a prendere seriamente gli strumenti in mano, cioè bisogna cambiare un po', fare una rivoluzione copernicana nella scuola.